Buongiorno, voglio leggere alcuni brani di un inserto culturale di un giornale per poi commentarli. Penso che questa forma di comunicazione sia la più diretta e quindi la più pericolosa per il fatto che insinua delle ipotesi di realtà culturali che in realtà sono molto improprie, oserei dire negative. Comunque leggo alcune frasi. La nostra civiltà, l'interesse personale guida sempre di più il grandissimo numero di comportamenti, mentre è una diminuzione delle relazioni di gratuità e solidarietà. È esattamente questo il punto. Questo dipende dalla esaltazione dei diritti individuali. Se si creano le premesse del diritto individuale, cioè che ciascuno ha diritto di fare un certo numero di cose, ognuno fa quello che gli conviene. Quindi l'economia, cioè il metodo di sostentamento, di arricchimento di una vita, è il primo punto di riferimento, perché il diritto individuale non presume etica, anzi presume la violazione dell'etica, come noi vediamo abitualmente sostenuta da politici intellettuali, soprattutto di sinistra. No? Quando per esempio diciamo si trova disintegrata la visione unilaterale, queste visioni unilaterali sono pervertite da una riduzione di ciò che è umano. Pervertite da ciò che è umano, ma che cos'è umano? È una libertà senza limiti? È la giustificazione, sempre a proposito dei diritti individuali, di ogni forma di perversione? Cosa abbiamo ottenuto in questi anni di lassismo etico totale? Questo che ci dobbiamo chiedere. Noi lo vediamo dall'arte, dalla letteratura, dal cinema. Sono ormai espressioni di aspetti che sono definire laidi è un'espressione moderata. È un'espressione moderata. Una volta stabilita la concezione del complesso dell'umano, si può rifondare l'umanesimo. E qui è un altro aspetto, secondo me, molto discutibile. A parte il fatto che stabilire la condizione dell'umano rientra in un discorso di autodisciplina o comunque di educazione civica, cioè, come ho detto in molte occasioni, l'educazione significa esattamente educare le persone a resistere ai loro impulsi deteriori. Se questo non avviene, non si tratta di educazione, ma di istruzione, bene che vada. Istruzione funzionale a un certo tipo di attività professionale. Il che, per carità, è del tutto legittimo e comprensibile, ma allora non parliamo di educazione e non parliamo di umanesimo. L'umanesimo portava in sé l'idea di progresso, e da questa idea era sostenibile, sembrava che ragione, democrazia, progresso scientifico, progresso tecnico, progresso economico, progresso morale fossero inseparabili. In realtà noi abbiamo scisso il discorso morale dal progresso vero e proprio in nome di una libertà, in nome di una libertà assoluta, e quindi la moralità è un limite alla libertà, inevitabilmente,
perché noi siamo comunque sempre degli animali, questo dovremmo mai dimenticarcelo, e come animali siamo propensi a seguire il nostro piacere, il nostro interesse, questo è inevitabile. Quindi l'educazione, cioè la regola morale, la norma morale, serve a frenare questi nostri impulsi spontanei, perché bisognerebbe avere il coraggio di dire che mentre il male viene spontaneamente all'uomo, l'uomo commette il male con assoluta spontaneità, mentre il bene è frutto di un tipo di educazione religiosa, etica, quello che vogliamo, ma comunque è un qualcosa che non è. E questo viene negato. Qui viene descritto l'uomo come un essere buono, benevolo, disponibile, sostanzialmente leale nei confronti degli altri, il che è un'invenzione assoluta. E seguendo questa invenzione produciamo dei danni tremendi, come per esempio nella legislazione penale, in cui c'è questo problema della redenzione, per cui persone che commettono crimini efferati, nell'arco di pochi anni, il cappellano, perché noi abbiamo la remora, abbiamo questo peso della Chiesa Cattolica, stabilisce che questo signore è totalmente diverso, che non è più quello che ha commesso i crimini. Ora, la mia idea, può darsi che sia troppo troppo seria, troppo incisiva, però secondo me una persona che si è pentita dovrebbe sentire il bisogno di scontare la propria pena, perché pentirsi significa aver capito il male che ha fatto e di conseguenza desidera espiarlo. Invece succede il contrario, quindi si capisce di lì che è una finzione. Sono pentito e quindi chiedo di essere libero, di vivere la mia vita. Una cosa assolutamente priva di senso, perché in questo caso si dimenticano le vittime. Questo è uno dei tanti aspetti di questo nostro mondo un po'... Ecco, qui un'altra cosa. L'umanesimo, sostengono, non può che essere umanesimo planetario. Ma cosa vuol dire? Cioè, l'umanesimo ha una radice precisa in un'epoca storica, in un paese, cioè l'Italia, e poi in Europa. Quindi è una cultura, un modo di essere, di vivere. Quindi noi non possiamo imporre l'umanesimo, perché i cinesi, gli indiani, gli africani hanno tutt'altra concezione della vita. Quindi cosa significa umanesimo universale? È un'espressione priva di senso. Che l'umanesimo concerne un bel specifico territorio, che poi questo umanesimo serva per, come dire, costituire un lievito in altri paesi, stabilire un rapporto positivo con altri paesi, è un altro discorso. Però non si può esportare l'umanesimo come non si può esportare la democrazia. Abbiamo visto il disastro di Bush in questa idea di esportare la democrazia, che ha significato 500.000 morti, di cui non risponde a nessuno questo criminale. Bene. Quindi a un certo punto, cioè noi usiamo le parole ma non capiamo bene il significato delle parole. Per esempio, quando parliamo di arte, cioè qui leggono, a proposito di arte, per dire l'umanesimo, la cultura, dice un dipinto, una melodia, una persona ci modifica, ci trasforma, siamo nel contempo attori e attivi passivi di questa compagine sensibile e complessa. Per esempio, dopo aver osservato la sedia dipinta da Van Gogh,
il nostro sguardo ne sarà modificato, non guarderà più alle sedie nello stesso modo. Non si tratta più quindi di fare esperienza di qualcosa, bensì di fare esperienza con qualcosa. Ecco, frasi fatte, frasi prive di senso. Io vorrei, se fosse possibile, probabilmente lo è, ma nessuno si azzarda a farlo, a fare una statistica: quanti di quelli che hanno visto La Sedia o altre opere di Van Gogh o di qualunque altro artista sono veramente modificati. Cioè, alle volte si ha l'impressione che questi più intellettuali, pseudo intellettuali o anche grandi intellettuali parlano e scrivono per sentirsi e per leggersi, perché in realtà certe argomentazioni sono assolutamente prive di senso, anzi ottengono l'effetto diametralmente opposto a quello che si propongono, perché creano una confusione. Se a un certo momento, l'esempio classico è quello della lingua, se io non conosco una lingua non mi azzardo a parlarla, se io la conosco male la parlo in modo che non sono comprensibile. E quindi, ecco, questo è un po' il discorso della cultura. Costoro parlano una lingua che non è comprensibile, perché usa argomentazioni speciose. L'arte è vittima di questa mentalità, perché attraverso la cultura, la filosofia dell'arte, eccetera, sono state avvalorate tutta una serie di operazioni, per così dire, artistiche, determinate tendenze che non hanno nessun reale fondamento. Non esiste un'epistemologia reale della conoscenza artistica e quindi non può produrre un'ontologia che corrisponda al concetto di arte. Quindi siamo partiti dall'umanesimo, siamo partiti dalla concezione dei rapporti umani e torniamo all'arte. Torniamo all'arte perché l'arte è una delle discipline che in qualche misura più ha patito questo tipo di deformazione intellettuale, questo modo di esprimere, di raccontare, di narrare la realtà in modo assolutamente decettivo, eristico. Per cui a un certo punto, ecco che, siccome queste parole cadono soprattutto nei giovani, soprattutto in quelli che si apprestano a diventare artisti, a diventare professionisti, e quindi noi, anziché educare e avviare verso una comprensione e un contenimento delle proprie pulsioni animali, le giustifichiamo con la scusa dell'umanesimo, della democrazia. Le argomentazioni speciose non si contano. E quindi rendiamo questo mondo sempre più invivibile, perché nel momento, prima parlavo dei criminali, di fronte a ogni criminale c'è una vittima. Ecco, l'attenzione è sempre posta sul criminale, la vittima è dimenticata, fateci caso. E questo è un modo assolutamente distorto di contenere le devianze sociali e gli aspetti più negativi della società. Cioè, un conto è la persecuzione, l'implacabile giudizio, un conto è la tolleranza totale, un conto è rinunciare all'educazione, come in effetti è avvenuto e avviene. Questo anche perché c'è un discorso femminile, femminismo, eccetera, che affronteremo in un successivo intervento e che incide parecchio su questo tipo di scivolamento e degrado sociale. Questo ne parleremo in una prossima volta, mi fermo qui, lascio a voi queste mie opinioni per quello che valgono e ciascuno trarrà le conclusioni che crede. Buongiorno.